Procuratore, per chiudere, torniamo al nostro tema iniziale. Ovviamente è scontato, dopo è scontato che su quello che ha detto lei si aspettava di più dal Copasir, giusto? Su quello che ha detto sulle contaminazioni. Ma io non mi aspetto col Copasir di fare quello che ritiene di fare, è un organismo parlamentare, insomma, io non entro in questo tipo di polemica, insomma, dico che c'è un problema anche di questo genere. Probabilmente lei, so se ne è a conoscenza, su un giornale locale calabrese, Calabria Ora, è uscita un'intervista a questo personaggio, Sandro Balestrieri. Certo. L'ha letta? No, però ho letto un'agenzia. Balestrieri, non so se l'intervista è autentica, perché questo vive in America, il presidente del Rotary Club di New York, un personaggio importante che sembra, da quello che dice, collegato con la CIA, eccetera, che però è finito nelle indagini di un'operazione calabrese ed è stato, diciamo, colpito da un provvedimento di cattura. È latitante, non lo cerca probabilmente nessuno, vive tranquillamente negli Stati Uniti. Lui dice su questo, è vero che io avevo contatti con i Moletti, cioè, però lo facevo perché questi erano i nostri informatori e ci dicevano i numeri dei container che noi poi dovevamo segnalare alla polizia, che avevano detto sequestrarli perché c'erano carichi di armi provenienti dall'Oriente. Quindi diceva, io ripeto, non sono in grado di valutare andrebbe approfondito, però lui dice, l'Andrangheta, guardate che non ha niente a che fare, non è una mafia soltanto, è anche un'organizzazione terroristica in contatto con il leader iraniano per traffici di armi e così, con il terrorismo colombiano, quindi è una potenza economica, anche una potenza anche sotto il profilo terroristico, e questo spiega anche l'interesse di molte agenzie di servizi segreti stranieri su Gioia, che è un'area importantissima da questo punto di vista, perché essendo il porto in cui approdano tutti i container del mondo, è un punto di snodo di droga, di armi, di merce contraffatta. I rapporti tra governo iraniano e 'Ndrangheta sono acclarati? Cioè, no, io l'ho letto per la prima volta in questa intervista, sono rimasto abbastanza stupito da questo, meriterebbe un approfondimento. Però non abbiamo evidenza. Al momento no. Okay, non dobbiamo stare. Però abbiamo avuto in passato, per esempio, tracce di almeno alcuni collaboratori ce l'hanno detto, i rapporti fra Gheddafi e 'Ndrangheta. O tra. Quindi, infatti. Senta, torniamo, chiudiamo con la. Poi c'è un problema. Prego, scusi. Ci mancherebbe, abbiamo l'onore di averla. Il problema della tendenza separatista di Cosa Nostra e 'Ndrangheta. In fondo pare superata Cosa Nostra, quindi secondo le sue parole no, non è superata. Ma guardi, è stata accantonata. Accantonata. Secondo me è stata accantonata. Perché il separatismo siciliano inizia nel secondo dopoguerra, poi viene meno con lo statuto speciale della regione siciliana, poi riemerge negli anni 70 la stessa rivolta di Reggio e un'ispirazione vagamente separatista, nel 79 quando Sindona rientra a Palermo e Franco Freda è, come vi dicevo prima, presente a Reggio Calabria e parla con gli uomini dell'Andrangheta di un'opzione separatista. Riemerge ancora nel 91-92. Però scusi, nella nuova geopolitica. Nella nuova geopolitica, nel 92 lei sa le liste di Sicilia Libera, Calabria Libera, Lega Sud, fiorirono varie liste di questo genere, molte delle quali facevano capo a ambienti mafiosi, che avevano in qualche modo intravisto la possibilità, dietro il modello Lega, di creare anche un modello che... A caso c'è varie forze sud che stanno nascendo adesso. Ma voglio dire, allora, Miglio, il teorico del separatismo nordista, disse chiaramente perché, dice, non bisogna criminalizzare 'Ndrangheta, la camorra, la mafia, bisogna anzi riconoscerle, che sono espressione del territorio meridionale, e quindi, insomma, voglio dire, in qualche modo assicurava queste organizzazioni criminali il diritto di governare
le regioni meridionali una volta separate dal nord. Certo. Quindi il discorso poi fu abbandonato subito dopo. Però adesso queste forze stanno tornando. Stanno tornando. Stanno antipatiche e mafiosi, secondo me. Tanto. Io non mi stupirei, per esempio, se scoprissi che tra l'elettorato leghista c'è anche una componente mafiosa. Perché hanno tutto da guadagnare dalla scelta. Parliamo anche dell'elettorato leghista. Non spieghiamo perché. Nel nord anche, perché non è scontato. Una prospettiva separatista porterebbe a controllare le regioni meridionali, lo diceva Leonardo Messina. Leonardo Messina lo disse in commissione, cioè, se si innesca il meccanismo. Lo disse in commissione antimafia: noi cerchiamo il separatismo del sud del resto del paese, perché così la mafia si fa Stato. Lo disse in commissione antimafia, se lei va a vedere i verbali dell'audizione di Leonardo Messina, che fu uno fra i più lucidi collaboratori di giustizia siciliani, lo disse apertamente: la mafia si fa Stato. Questa è una strada che loro non hanno mai rinunciato. Non hanno mai rinunciato. Cioè, quindi lei dice: non escludo questa cosa perché la mafia, ragionando in termini di interessi, cioè lei declinando l'interesse mafioso, l'interesse mafioso è assolutamente compatibile con l'interesse leghista del separatismo, corretto? Bene. È incompatibile. Compatibilissimo. Compatibile, certo. Tant'è che lei è andato oltre dicendo: non escludo che la mafia spinga per il separatismo. Sì, non posso escludere, anzi ritengo che possa essere verosimile questa cosa. E fra l'altro si ipotizzava all'epoca che proprio nel sud doveva nascere una grande zona franca, che ovviamente... Cioè, perché fatto... praticamente il separatismo innescato al nord ovviamente innesca un separatismo nazionale, e quindi e chiaramente ha tutto l'interesse a... E le aggiungo una cosa che ce lo dice, io glielo devo dire. Ci sono state già evidenze di rapporti in alcuni settori leghisti con esponenti dell'Andrangheta. Sì, questo a livello locale può essere spiegato. Non si nega questo spiegato. Però non so se è un fatto ideologico, non credo. Ma credo che al fondo, periodicamente, la tentazione separatista ritorna. Diciamo così, che i progetti delle mafie guardano con simpatia all'evoluzione leghista. Questo lo possiamo dire? Con interesse. All'evoluzione di un progetto separatista o fortemente federale. Sì, sì, beh, certo, la Lega, ma la Lega allora ci furono rappresentanti della Lega presenti alle riunioni nelle quali si costituivano queste liste meridionali, che erano appunto espressione. Alcune di queste liste, per esempio, pochi lo sanno, faceva capo a Stefano Delle Chiavi. Mamma mia. Stefano Delle Chiavi era dietro una di queste liste calabresi, con sede a Vibo Valenzio. Certo. Quindi bisogna ricostruire. Quindi scusi, cioè, la faccia occulta è interessante. Tra l'altro si sta materializzando quello che lei diceva all'inizio, cioè il potere di questa gente. Può muovere, vede che tornano quei suoi discorsi, può muovere istituzioni, può muovere partiti, può muovere movimenti, può orientare il consenso. Per esempio Nuzzi mi diceva: non credere, questi non sono degli sprovveduti, conoscono anche bene il mondo della comunicazione. È vero? Hanno anche probabilmente dei mezzi di informazione che non sono i loro, ma sui quali possono influire. Cioè giornalisti e interlocutori? Giornali, giornalisti, interlocutori, sì. Lobbismo, diciamo, sì, azioni lobbistiche. Vabbè, con tutti i soldi che hanno, scusi. Cioè, chiudiamo veramente, poi la lasciamo libero ai suoi impegni. Rompiamo il tabù, riflettiamo. Io non ho soluzioni. Soluzioni in tasca, né avrei legittimazione a proporre soluzioni. Questo non sono d'accordo, perché anche un magistrato è cittadino. Sì, come cittadino posso ritenere si può tentare una strada diversa anche di una progressiva liberalizzazione. Dove si è praticata la liberalizzazione? Ma si è praticata in Olanda, un po' in Svizzera, però riferita a piccoli esperimenti su droghe leggere. Certo, bisogna andare oltre. Andare oltre, fare delle scelte più coraggiose. D'altra parte, voglio dire, lei sa che questo la renderà un po' impopolare? Non ho dubbi su questo. Ma, non ha paura? Paura. No, paura di diventare impopolare. No,
magistrato di successo, se mi permette. No, non sono mai stato un magistrato. Lo sapevo che diciamo diciamo che circola nei mediatici, mediatici. Non sono uno dei. No, è vero, come confermo, la si vede poco. Però questo la rende un po' impopolare. Mi rendo conto, però credo che, ripeto, a me non interessa che mi dicano tu hai ragione, mi interessa che questo problema cominci a essere messo in pubblico. Quando scendi in politica? Non l'ho fatto finora, credo che non lo farò più. Qualcuno vocifera? Non so, ogni tanto in occasione di scadenze elettorali è stato fatto qualche ipotesi, però le posso dire una cosa, per entrare in politica occorre che qualcuno me lo proponga, finora non me l'ha mai proposto nessuno. Forse sanno che lei è uno rigido. Non lo so, non me l'ha mai proposto nessuno, quindi non ho neppure dovuto dire di no, perché nessuno me l'ha proposto. Procuratore, noi la ringraziamo di questa testimonianza, è molto ricca, e andiamo in onda più presto. Grazie. Ok, grazie a voi.